Buongiorno Faus, che cosa mi raccontate oggi di bello? Io sono qui in quel di Bordighera e andrò a prendermi il trenino per Genova, quindi avete visto che ho fatto le dirette naturalmente con il mare molto molto mosso, come il mio cuore mosso. Poi riprendiamo un pochettino i nostri discorsi che sono quelli sulla passione, che sono quelli sull'amore, sul sesso, perché no, la differenza tra virtuale e reale, ecco quello che è il pensiero di fare sesso virtuale, perché? Perché con questa pandemia abbiamo tutti un po' paura di infettarci ed ecco che attraverso una videochiamata le cose sono proprio un pochettino più sicure, ma non sono come fare l'amore dal vivo. Questo credo che siate d'accordo con me. Io rinnovo l'appuntamento anche sul mio canale, che è Webcam Tour Veronica Rossi, la blogger dell'erotico e non solo, che adesso sta riprendendo le connessioni, diciamo così, perché c'è stato un problema sul server a Strasburgo che ha preso fuoco. Ripeto sempre le stesse cose, però le dico per chi non l'avesse, diciamo, saputo a tempo debito. Allora, i miei contatti sono qui su YouTube, il mio canale Veronica Rossi, Veronica Orlando, che è sempre la stessa persona, cioè sono io, perché Orlando è il mio vero cognome. Io avevo postato dei filmati come Veronica Orlando ed ecco che ci sono proprio questi due nomi e cognomi abbinati. Il profilo mio per seguirmi qui su YouTube è una Ferrari rossa, come vedete questo mio orologio della Ferrari. Basta iscriversi, è gratuito, è tutto gratuito. Io vi dico che anche il mio canale è gratuito, il Webcam Tour, i miei film sono gratuiti su tutte le piattaforme mondiali, come Veronica Rossi, quindi più di così che cosa volete? Allora, vi dicevo che quello che è importante è comunque non perdere mai il filo di quello che è poi l'essenza del desiderio, dell'amore, perché attraverso una videochiamata possiamo passare un momento, ma non abbiamo mai il contatto proprio vero e proprio con la persona. Ecco che quando noi ci incontriamo dal vivo, ci accarezziamo, ci baciamo e quindi ci stimoliamo quello che è il desiderio, piuttosto che un'emozione anche data dalla carezza, dal tatto, cosa che invece attraverso lo schermo è solo visivo. E sì, è già molto, direi, perché io vedo quando faccio le mie videochiamate, comunque le situazioni sono reciproche. Ecco, ci divertiamo e passiamo un attimo di desiderio così insieme, ma non è mai come vedersi dal vivo. Però ormai abbiamo questo contatto meraviglioso che è il virtuale, tutto sommato, perché anche adesso io non sono vicino a voi, ma voi siete vicino a me, cioè nel senso io non sono fisicamente vicino a voi, ma ci sono attraverso i miei canali. Quindi faremo una bella riflessione su questi argomenti che sono comunque di attualità. Perché laddove non possiamo raggiungere la persona fisicamente, magari anche proprio per la distanza al di là della pandemia, ecco che abbiamo la possibilità di vederla, sentirla, sentire anche i suoi discorsi, voglio dire, e vedere tutte le sue anche performance come se noi fossimo lì. Io vi auguro una buona domenica e naturalmente continuate a seguirmi.